Io ho scritto una tesi triennale su il movimento del 77, tra l'altro, quindi ho avuto il piacere di leggere due romanzi proprio su quegli anni. Quello che mi è sembrato da quei romanzi, più che altro, c'era anche una gratuità della protesta, nel senso era proprio un movimento che riusciva a incanalare un sacco di disagi diversi, di persone che anche non avevano per forza dei motivi individuali per protestare. E c'era proprio una gratuità di mettersi in gioco, che era, diciamo, anche semplice, nel senso che si era protetti dal gruppo in un certo senso, e c'era proprio una valvola di sfogo anche nella protesta, che era proprio qualcosa di, non lo so, che sorpassava i propri interessi strettamente individuali, e la protesta diventava qualcosa in cui si potevano appunto sprecare delle risorse che magari negli anni successivi non si vedeva come qualcosa che ne valesse la pena. Cioè, soprattutto adesso, guardando anche magari i miei coetanei o me stessa, spesso e volentieri, si pensa appunto che certe energie, ma certe risorse a livello di tempo, sì, soprattutto anche di tempo, devo dire, difficilmente le si impiega in delle cause che non ti riguardano comunque direttamente. È come se non ne valesse più la pena, e soprattutto anche non si riesce a trovare un qualcosa che rispecchi, o che è proprio una possibilità anche per magari avere qualcosa che sia un portavoce anche di questa tua volontà di fare qualcosa. Effettivamente non c'è, e alla fine devi agire come singolo individuo fuori dal coro, magari con le tue scelte un po' più difficili, perché sei solo tu a farle, non sei appunto protetto dal gruppo, con la consapevolezza però che comunque poi devi portare anche il carico di questa sfida per te, perché è individuale comunque. E quindi secondo me è affascinante proprio il Movimento del 77, perché aveva quel potere lì di incanalare davvero disagi sia da parte di chi l'aveva sia da parte di chi non l'aveva. C'era tanta gente che protestava semplicemente perché magari aveva voglia di stare con qualcuno, aveva voglia di compagnia, aveva voglia di fare festa, però anche la festa era un modo di fare protesta. Invece oggi la festa, cioè poi negli anni 80, dagli anni 80 in poi, la festa è diventata festa fino a se stessa. Poi uno si potrebbe chiedere se già in quegli anni lì, e è stato anche fatto, se la festa come veniva celebrata in quegli anni era già anticipatrice di un'ideologia consumista, edonistica, e soltanto che adesso secondo me ormai è tutto molto più individualista, e si è perso invece quella davvero fiducia di cambiare le cose, significato più politico della protesta. Tu hai assolutamente la voce della verità, rispecchia la situazione attuale. I movimenti degli anni 70, che non ridurrei al movimento del 77, sono due generazioni, 68 e 77, che hanno costruito i movimenti antagonisti dell'Italia degli anni 70. Certo, è stata una situazione irripetibile, una situazione storica unica in cui di fatto è crollato l'antica società e si sono riscoperti immediatamente tutti i bisogni insieme. E la festa non era consumista assolutamente, la festa era veramente, la gente si scambiava anche esperienze politiche. E il fatto che sia irripetibile non vuol dire che non si possono avere ancora delle nuove situazioni in cui l'antagonismo si può sviluppare. Io non ti posso dare la ricetta per trovarle, anche perché sono i giovani che devono trovarsene, e credo che proprio il grave problema è quello che tu hai sottolineato. La gente non ha più fiducia di poter fare qualcosa, la gente dice cosa serve quello che faccio io. A questo punto bisogna trovare tutte le occasioni. C'è una ragazza a Bologna che conoscevo che voleva protestare perché gli studenti non abbienti sono praticamente respinti ai margini della città, gli mettono a disposizione delle case a poco prezzo in paesi degli Appennini, e quindi la vita diventa estremamente più isolata, cioè non c'è più l'università come centro di socialità e organizzazione e proteste, eccetera. Questa ragazza voleva protestare, ha fatto un volantino e l'ha appiccicato alla stazione. Gli ho detto: non puoi fare queste cose qua, è perché la repressione viene su di te come individuo, devi cominciare a parlare con tutta la gente che c'è in questi paesetti, eccetera eccetera, e cercare di mettere in piedi un collettivo per fare una cosa. Questa è una ricetta
proprio di base, se ci sono situazioni di disagio, bisogna cercare che i centri sociali sono questi, insomma, si costruiscono su queste cose qua. Infatti, a mio parere, in Italia oggi sono le uniche espressioni, diciamo, antagoniste che esistono. Quello che io vedo nella mia generazione, ma perché la vivo io, è un senso di a cosa serve quello che faccio io laddove, per quanto continui ad avere la determinazione e volontà di cambiare cose, mi ritrovo davanti un mondo in cui, ad esempio, un evento come quello di George Floyd diventa un fenomeno social fine puramente a se stesso. E allora a cosa serve il fatto che io lotti per discriminazioni razziali piuttosto che diritti degli animali piuttosto che altro, perché sembra che, diciamo, la strada vada in un'altra direzione. È molto nichilista e molto negativo come pensiero in questo momento, che mi viene da tirar fuori, però lancio lì, insomma. Se mi posso collegare a questo facendo, rigirandola come domanda, e effettivamente questo spaesamento è complessivo, a prescindere qualunque minima attenzione riguardo le tematiche sociali provoca conseguentemente annichilimento, sensazione di spaesamento, solitudine. Sono tutte sensazioni che sono, cioè, possono essere universalmente applicate. Però mi veniva da chiedere cosa motivava le persone negli anni 70 a spingere a mettersi e a mettere in dubbio completamente la propria vita, che non c'era l'individualità, eccetera. Era davvero soltanto il contesto sociale, il fatto che ci fossero anche gli amici. Cioè, qual è la discriminante? È vero che le condizioni sociali ed economiche sono praticamente diverse, no? Però c'era una motivazione differente quando c'era questo attivismo, questa... che riguardava gruppi comunque numerosi di persone. E quindi cosa vi motivava? Qual era il fuoco che portava avanti questa battaglia? Posso dire io? Perché io sono più o meno coetaneo di Gianfranco e ho vissuto una parte delle esperienze di cui lui racconta nella prima parte del libro. Allora, c'è stata sullo sfondo una dimensione sociale che ha investito il paese intero, l'Europa e il mondo, che ha travolto anche coloro che erano, come noi, dei ragazzi liceali, universitari. Io, per esempio, ho agganciato questa grande vicenda, come molti, dal movimento per ottenere l'assemblea nell'orario delle lezioni. Era l'anno scolastico 1968-69. Come ho incrociato il grande movimento che aveva gli operai, e non venivo da una famiglia operaia. C'è stato l'incrocio con il pensiero teorico che mi ha letteralmente travolto. La lettura delle fotocopie di Operaia Capitale, non so se a voi dice qualcosa, se vi dice qualcosa il nome di Mario Tronti. La lettura di Operaia Capitale l'ho fatta insieme a due persone radiate dal Partito Comunista, un operaio che era stato un partigiano ed era allora ancora operaio. Ci si trovava a casa sua a leggere Operaia Capitale da una parte e il primo libro del Capitale dall'altra. Di Marx. Sì. Come dire, la convinzione che è stata poi, come dire, comune a tutta quell'esperienza nostra, per certi versi tra le più minoritarie all'interno del grande movimento, ma con una capacità, era la nostra convinzione, di interpretare, capire, sapere in che direzione stava andando il grande confronto fra gli operai e il capitale. E sì, eravamo studenti universitari, facevamo l'università, ma il cuore, il focus era totalizzante. La vita dalla mattina alla sera era connessa alle attività che trascorrevano tra gli interventi davanti alla fabbrica, le riunioni, e alla mattina dopo si ricominciava. Per me è andata avanti per alcuni anni, fino a che si è esaurita nella sconfitta. Non so se sono riuscito a dirvi che cosa è stato. Cioè, sullo sfondo c'era una dimensione collettiva totalizzante. Ecco, poi sì, c'era anche questa dimensione gruppettara, conflittuale, ma questa convinzione supportata dal pensiero rivoluzionario, dal pensiero critico
era formidabile. La molla era questa qua. Vorrei fare giustamente un piccolo intervento complementare. In risposta alla tua domanda, c'erano molti molti motivi e molte diverse aspirazioni dentro ai movimenti degli anni 70. C'era l'anima anti-autoritaria degli studenti che avevano scoperto improvvisamente che vivevano in un mondo assolutamente oppressivo. La famiglia, la morte della famiglia è stato veramente uno dei testi che tutti studiavamo. Ma c'era un'anima, quella del movimento operaio, che era potentissima perché c'era in quel periodo una trasformazione del modo di produzione e gli operai in quel momento pensavano di poter sfondare i muri dell'oppressione del lavoro e le rivendicazioni di aumenti salariali uguali per tutti e diminuzione dell'orario significava sganciare il lavoro dal capitale, semplicemente. Quindi non è soltanto un movimento come dire anti-autoritario o contro la società eccetera, c'era una base operaia fortissima su cui abbiamo innestato tutta la componente invece di critica complessiva della società. La fabbrica si stava ristrutturando, i grandi concentrazioni operaie, il capitale stava segmentandole per ridurre la forza e la potenza dell'organizzazione operaia e il lavoro veniva disperso nel territorio. Era una prima fase di quella che adesso è la socializzazione totale della produzione. In quel caso l'operaio della grande fabbrica aveva gli stessi interessi dell'operaio della piccola fabbrica e del ragazzo del quartiere. Quindi c'era una comunità di interessi, non c'era soltanto, era una comunità di interessi. Una base di interesse comune.